Ed eccoci qui in un nuovo video di preparazione all'asta del Fantacalcio, ragazzi. Oggi andremo a vedere un nuovo arrivo di questa Serie A, che non è proprio un nuovo arrivo della Serie A. Insomma, sto parlando di Kevin Bonifazi al Bologna. Prima di cominciare ti chiedo, se ancora tu non l'avessi fatto, iscriviti al mio canale se ami il calcio e il fantacalcio, sei nel posto giusto. Ti riempirò di tanti video che ti prepareranno al meglio per l'asta del fantacalcio che si terrà quest'estate. Poi, se ti va, lascia anche un like a questo video, così YouTube mi considera un po' di più. Ora, andiamo a vedere. Kevin Bonifazi è da prendere all'asta del fantacalcio? Come vediamo qui su Transfermarkt, Bonifazi è un difensore centrale della SPAL che è appena passato al Bologna. Bonifazi ha 25 anni ed ha un valore stimato da Transfermarkt, come vedete qua, sui 7 milioni. Il Bologna lo andrà a pagare tra bonus e il fatto che lo pagherà in parte alla fine della stagione intorno ai 5,5-6. Visto l'investimento, posso garantirvi da tifoso del Bologna che Bonifazi sarà un titolare fisso di questa squadra. Ma andiamo a vedere il rendimento di Kevin Bonifazi negli ultimi anni. Ora ragazzi, facciamo parlare i numeri, e i numeri cosa ci dicono? Ho escluso le Coppe Italia eccetera, che contano poco, tra l'altro ha 3 presenze in Europa League, ma andiamo a vedere. Escludiamo Lega Pro, lui ha fatto un gran campionato nella SPAL quando era in B, quindi 2016-17, 20 presenze e 3 gol per lui, tanto che è stato acquistato dal Torino e lì ha fatto 6 presenze, poi dopo è tornato l'anno dopo alla SPAL, quello è stato il suo anno migliore, 27 presenze e 2 gol, e l'avevano chiamato anche nell'Under 21. 2019 torna al Torino, 3 presenze e 1 gol, però a gennaio viene riprestato alla SPAL che stava andando in B, anzi a dire la verità lo compra totalmente la SPAL per, se ricordo bene, 11 milioni. Fa 14 presenze, 1 gol, ma la SPAL va in B. Fatto sta che l'anno scorso è stato prestato l'Udinese, dove ha giocato molto da titolare perché ha fatto 30 presenze. E adesso è andato al Bologna. Quindi questo è lo score di Bonifazi. Diciamo che ha ancora 25 anni, molto giovane per essere un difensore centrale, e l'anno scorso comunque ha fatto un campionato da titolare praticamente l'Udinese, e lì di concorrenza ce n'era ed è stata anche una buona difesa quella. Aveva fatto anche un buon campionato nell'anno 2018-19, per il resto niente di che. Altra cosa interessante che voglio farti vedere è la fantamedia di Kevin Bonifazi dell'anno scorso, ed è un 5,8, 30 presenze, 4 ammonizioni. 4 ammonizioni non sono tante per un difensore centrale, però non ha mai portato un bonus che sia uno, 0 assist, 0 gol, niente. Infatti l'Udinese non l'ha tenuto. Anche però c'è da dire che l'Udinese ha delle alternative che il Bologna non ha, perché gli è rimasto praticamente solo Soumarò come difensore centrale che abbia la, diciamo, qualità per giocare in Serie A, visto che Danilo si è ritirato e comunque stava, diciamo, calando molto nelle prestazioni. Come vedete qui poi il Bologna l'anno scorso ha subito 65 reti, quindi un po' meno di 2 gol a partita, diciamo intorno all'1,8 gol a partita, quindi non una difesa stupenda. Come sapete, il numero di gol che prende una difesa, comunque le volte che va a perdere una squadra, incidono molto sul voto che prende alla fine l'intera difesa. Per cui solitamente in una partita dove una squadra ha perso, tutta la difesa ha un mezzo punto in meno. Di solito è così, quasi sempre. Fatte queste valutazioni basate sui numeri, ragazzi, perché al fantacalcio c'è poco da dire, parlano i numeri, ora dobbiamo ragionare su questa cosa, su cosa ci può dare veramente Bonifazi a noi. Bonifazi a noi ci darà un difensore sicuramente titolare di una squadra da parte destra della classifica, dal 12°-13° posto più o meno. Quindi un difensore che avrà più o meno la stessa media che ha avuto all'Udinese, quindi 5,8, forse qualcosina in più, 5,85-5,9, però ci darà la titolarità. Cosa molto importante, ci darà la titolarità. Infatti, cosa mi aspetto io da Bonifazi per l'anno prossimo? Salvo infortuni, io mi aspetto più o meno 34-35 partite giocate da titolare. Mi aspetto, sì e no, 5-6 cartellini gialli. Non è un giocatore molto falloso, per cui dei malus non te ne porta a casa. E forse, se siamo fortunati, un gollettino ce lo porterà a casa.
quanto valuto Kevin Bonifazi in un'asta di Fantacalcio 8 con 500 crediti. Io Kevin Bonifazi lo valuto più o meno 3-4 crediti. In un Fantacalcio più numeroso andiamo anche sui 6-7 crediti. Bonifazi va preso come settimo, ottavo slot di difesa, giusto per la sua titolarità. È buono se tu vuoi avere un giocatore che ti dia la sicurezza di giocare titolare, per cui non rischi di giocare in 10 se ti manca il difensore, Bonifazi è l'uomo che fa per te. Ma se tu cerchi un difensore che ti porti dei bonus, lascia stare questo ragazzo qua. Bravo giocatore, a me piace, ma non è quello che ci porta i bonus, non è quello che ci aiuta a vincere il fantacalcio con una bella spinta della difesa. Per cui è da prendere Kevin Bonifazi? Ni, più no che sì. Lo prendi solo e soltanto se vuoi una riserva che giochi titolare in difesa. Quindi un settimo, ottavo slot, stop. Niente di più, niente di più. Perché le altre riserve che dovrai avere saranno o altri terzini, anche di squadre piccole, o le riserve dei tuoi difensori, se hai preso dei difensori top. Per cui Bonifazi ha questo ruolo qua, è un tappabuchi, può tornare utile, per carità, può tornare utile, ma non è assolutamente quello che ti aiuta a vincere il Fanta, non è un difensore da modificatore di difesa, perché 5,8 di media è scarsa, ragazzi, non ci aiuta tanto Bonifazi, è più no che sì se prenderlo. Ah, volevo farti vedere questa maglietta qui, Noda Noder 65.5, non voglio un altro 65.5, poi c'è anche il mio logo qua in basso. Se vuoi puoi acquistarla, c'è lo store qui sotto il video, ogni articolo che tu vai a prendere mi aiuta anche a crescere come canale YouTube, aiuti il mantenimento del mio piccolo grande canale YouTube. Ora ti chiedo, lascia un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi tu di Kevin Bonifazi, se secondo te è stato un buon colpo per il calciomercato del Bologna. Personalmente credo di sì, perché il Bologna sinceramente è da un po' che ha bisogno di un difensore centrale di un certo livello, e Bonifazi è comunque un buon difensore centrale. Serve forse anche qualcun altro, perché tolti Soumarou e Bonifazi, poi chi entra? Dansville? Sembra che lo tirano via di nuovo. Quindi vediamo, ma probabilmente arriverà un qualche altro difensore, forse esperto, addirittura si parlava di Benatia. Poi ti chiedo, lascia un like a questo video se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale se ami il calcio, il fantacalcio, e se ti va, cercami anche su Instagram, fantagol_real. Ciao e buona asta del Fanta a tutti. Ah, se ti interessa questo argomento, sto creando un'intera playlist proprio per arrivare il più preparato possibile all'asta del fantacalcio, la trovi qui sopra. Ciao!